Dopo il successo della prima edizione torna nuovamente il concorso ExtraScape. Qual è la novità di quest'anno? Quest'anno diciamo, si ricalcherà l'impostazione, l'impianto del concorso dello scorso anno, con quindi la partnership con scientifica delle tre università, Università La Sapienza, Università La Tuscia e l'Università del Molise. Ci saranno poi delle importanti collaborazioni che sicuramente apportano valore a questo che non è un semplice concorso o l'ennesimo concorso. Ci sarà una collaborazione con l'Agenzia Italiana di Agricoltura Etica, con la quale diciamo, abbiamo integrato il nostro bando, e all'interno di ExtraScape sarà anche premiato l'olio giusto, quindi l'olio prodotto da fattorie sociali. Con quindi un'interazione, uno scambio di esperienze che porterà San Martino, oltre a relatori da tutto il bacino del Mediterraneo e ovviamente oli da tutto il mondo, anche appunto questa importante realtà che sono le fattorie sociali. Ci sarà nuovamente anche la mostra fotografica, si spiegava prima. Sì, sarà sempre aperto il bando quindi questo concorso fotografico sempre sul tema del paesaggio olivicolo mediterraneo generico, quindi non essenzialmente molisano. Questo perché ExtraScape non è un qualcosa che vuole chiudere Molise Extra o i nostri oli, le nostre aziende, ma assolutamente apre i nostri territori, li ospita, cioè diventano luogo di incontro di varie culture che sono tutte legate all'olio. Un altro tentativo che faremo e che abbiamo già avuto degli approcci e abbiamo avuto delle adesioni preliminari sarà anche quella di avere un'associazione di produttori di olio della Palestina, che hanno ovviamente in questi giorni dei grossi problemi, sono stati tagliati e danneggiati quasi 1 milione di alberi nell'area della striscia di Gaza. Avremo dei produttori palestinesi e porteremo anche dei produttori israeliani, per cui ci sarà questa simbolica unione tra produzioni di aree che sono in conflitto. Cosa bisogna fare per iscriversi al concorso? Per iscriversi al concorso bisogna c'è un sito che è extrascape.org, sul quale si compila un modulo di preadesione. Dopo saranno i nostri addetti che contatteranno le singole aziende per accompagnarli nella compilazione delle schede, insomma, essendo una valutazione di un paesaggio abbastanza non complesso, ma comunque ecco, vanno inviate delle schede che consentono poi le varie giurie di valutare i paesaggi e gli oli a concorso. Come lo scorso anno ci sarà quindi una giuria popolare, una giuria tecnica di esperti? La giuria sarà, per quanto riguarda la qualità organolettica degli oli, sarà composta da un panel internazionale con la presenza di diversi esperti che arriveranno dagli Stati Uniti e dal Giappone in particolare, guidati dal capopanel dell'Arsiam, il nostro capopanel del gruppo Arsiam di Larino, il dottor Corbo. E per quanto riguarda invece la valutazione dei paesaggi, ci sarà una unità scientifica guidata dal professor Ippolito, che è il coordinatore del dottorato sul paesaggio, che appunto valuterà i paesaggi a concorso legati agli oli. Verrà fuori una classifica che vedrà appunto i migliori oli ottenuti nei migliori paesaggi, per cui questo è l'unico concorso in questo momento che esiste, che appunto valuta in modo oggettivo il paesaggio e ne premia non solo l'olio ma anche la qualità del paesaggio dal quale l'olio deriva. Siamo con il professor Achille Ippolito dell'Università La Sapienza di Roma. Qual è l'impegno dell'università e dei dottorandi in questo concorso ExtraScape? Noi abbiamo un doppio impegno. Come università diamo un supporto scientifico all'iniziativa.
E voglio ricordare che cosa significa un supporto scientifico. È la prima volta ed è l'unico premio legato all'olio che si occupa contemporaneamente sia di paesaggio che di olio. Premi sull'olio ce ne sono moltissimi in Italia. Questo è l'unico che si occupa contemporaneamente della qualità dell'olio e della qualità del paesaggio. E noi quindi diamo il massimo possibile di contributo, sia in giuria, sia in analisi, in predisposizione di tutto il materiale occorrente per verificare questa qualità del paesaggio. Parallelamente, i nostri dottorandi partecipano qui in un workshop stanziale per fare delle ricerche legate a tutti gli elementi che possono scaturire dal territorio finalizzate alla qualità del paesaggio. Oltre ad un panel di esperti che quindi valuterà l'olio, i dottorandi appunto si occuperanno del paesaggio. In che modo faranno queste ricerche sul territorio? Innanzitutto voglio dire che noi vogliamo che il nostro lavoro non sia episodico, quindi il lavoro già svolto l'anno scorso su una ricerca a livello regionale, quest'anno dovrebbe andare avanti in maniera propositiva per dare dei contributi estremamente concreti a chi poi dovrà prenderne atto e governare. Sappiamo che qui in Molise ci sarà a breve una nuova giunta regionale e vorremmo presentargli immediatamente i prodotti che scaturiscono da studiosi che vengono da tutto il mondo, che lavorano 3-4 giorni qui, ma già avendo un bagaglio precostituito, per dare delle idee, per portare un contributo a quello che può essere la riqualificazione completa di un territorio che ha molti elementi, come dire, di identità legati al paesaggio e all'olio in modo particolare. Siamo con il professor Paolo Di Martino dell'Università degli Studi del Molise, un'università che anche lo scorso anno ha collaborato al progetto Extrascape teso a valorizzare il rapporto qualità dell'olio, qualità del territorio. In che modo l'Università del Molise collabora a questo progetto? L'Università del Molise, in particolare il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, partecipa con dottorandi, con una decina di dottorandi che si uniscono insieme ai dottorandi del corso del professor Achille Ippolito della Sapienza, per una progettazione prevalentemente di carattere ambientale, quindi una progettazione che riguarda i cambiamenti di copertura del suolo, di uso del suolo, quindi in particolare l'olivo inserito in una dinamica di cambiamenti economici, agrari, di colture, e soprattutto nella progettazione ambientale riguardante il recupero e la valorizzazione di antichi percorsi tratturali. Tenete presente che San Martino in Pensis ne ha ben due di trattori, l'Aquila Foggia e il 100L Montesecco. Inoltre, in sinergia con i dottorandi, prevalentemente architetti, cerchiamo di trovare punti di contatto fra la progettazione tipicamente architettonica e architettura del paesaggio e la progettazione ambientale, che consiste chiaramente in elaborazione di disegni tavole per il ripristino di manufatti, di alcuni aspetti del paesaggio agrario, storico o recente, per quanto riguarda in particolare il recupero di antiche pratiche tradizionali. Il concorso rappresenta quindi anche uno stimolo o un'occasione per questi dottorandi dell'Università del Molise? Rappresenta un forte stimolo, rappresenta chiaramente un contributo importante, ma non minore il contributo che questa amministrazione, in particolare il Comune di San Martino in Pensis, Molise Extra e tutto quello che c'è intorno, chiaramente può fornire con le conoscenze che hanno nel territorio diretto. Il contributo dei dottorandi è un contributo prevalentemente di studio, di ricerca, per dare nuove idee a chi gestisce il territorio. Siamo con Angela Galasso dell'ICARE. Quali gli obiettivi della vostra associazione? Allora, ICARE è un acronimo che è scritto AICARE, contrariamente a quanto si potrebbe pensare ICARE, abbiamo italianizzato, e l'acronimo sta per Agenzia Italiana per la Campagna e l'Agricoltura Responsabile ed Etica. Gli obiettivi di ICARE sono quelli, è quello fondamentalmente di promuovere e far conoscere l'agricoltura sociale civica, quindi l'agricoltura che oltre a produrre cibo, certamente buono, sano, produce anche servizi per le comunità. Questi sono gli obiettivi dell'associazione. Noi siamo molto contenti di essere partner del concorso Extrascape.
Per diciamo, iCare lancia proprio oggi, tra l'altro, apre il bando ad un concorso che ha come nome Agricoltura Civica Award. È possibile consultare il bando su www.aicareaward.org. Dalla collaborazione con Extrascape nasce un premio speciale all'interno del nostro Award, che ha il cui nome è L'Olio Giusto, cioè noi andremo a valutare le pratiche di agricoltura sociale, ma grazie alla collaborazione con Extrascape potremo anche andare a valutare il prodotto di quelle aziende che praticano l'agricoltura sociale ad indirizzo olivicolo, e quindi queste aziende potranno liberamente scegliere di inviare anche un campione del loro olio insieme alla documentazione per poter valutare il loro paesaggio. Quindi il nostro concorso ed Extrascape avranno in comune questo premio, quindi qualità dell'olio proveniente dalle fattorie sociali.